Ecco, buongiorno a tutte e a tutti voi, grazie di essere così numerosi a questo incontro che dedicheremo per un tempo piuttosto lungo. Le lezioni universitarie durano 45 minuti, sono stati concessi minuti in grande abbondanza e spero quindi che la nostra possa essere anche una conversazione. Non solo perché il relatore a un certo punto crolla, ma sono soprattutto gli ascoltatori, gli spettatori che a un certo punto, come racconta anche la ricerca scientifica, dopo circa 20 minuti non ricordano più nulla di quello che verrà raccontato. Ci muoveremo all'interno di uno dei grandi, grandi motivi della narrazione, che è il motivo legato alla storia, all'estetica della mitologia. La mitologia, in realtà andrebbe, come tante cose, declinata al plurale, dovremmo parlare delle mitologie, faremo accenno ad alcune mitologie non mediterranee, quindi non europee. E ciò che vi propongo sarà quindi questo. Ci muoveremo all'interno di una storia che è la storia del rapporto, di uno dei rapporti tra l'uomo, gli uomini e il divino. Parleremo certo di divinità precristiane, divinità pagane, ma in esse molti sono gli spunti che possiamo poi ritrovare all'interno delle tradizioni precedenti, successive al cristianesimo. Quindi uomo e divino. La relazione tra le muse, in particolare la decima musa misteriosa, che costituisce il tema dell'incontro, è una relazione che non possiamo sottrarre a questa relazione. L'uomo e il divino. Ma in relazione a quale argomento, a quale tema specifico? Il tema è quello della scrittura. Il divino ha suggerito le parole agli uomini. Il divino le ha imposte. Ha chiesto all'uomo, il divino, le diverse divinità, monoteistiche o politeistiche, di trascrivere, di incidere sulla pietra, la parola di se stesso, del proprio essere supremo, del proprio essere divino. È una storia che vede gli uomini interpretare la scrittura quando si è ritenuto che fosse dettata direttamente da Dio. Ma è una storia anche particolarmente interessante perché gli uomini hanno creato le divinità. Sono gli uomini ad aver creato le mitologie del divino. Sono gli uomini che hanno inventato storie mitiche perché Dio taceva, perché non giungevano risposte. È la storia quindi dell'intelligenza umana, della mente umana, quella che stabilisce un nesso strettissimo tra l'uso e prima ancora l'invenzione della scrittura e le voci e i suoni, non solo voci ma suoni. Dio si muove anche sibilando, in soffi, in modi sussurrati, che vengono raccolti dagli uomini. E quindi noi capiamo che questa storia ci chiede, ci impone di tentare di comprendere anche chi inventò questa tecnica straordinaria, questa tecnologia, come la definiva Michel Foucault, che è la tecnologia della parola scritta. Sono quindi le divinità a cui già ho fatto cenno, divinità analfabete, che si dichiarano analfabete. Le muse, le nove muse della tradizione,
sono dichiarate e si dichiarano, come vedremo tra poco, incapaci di utilizzare la penna. Uno studioso, Havelock, uno studioso inglese, dirà in un bellissimo libro che si intitola La musa impara a scrivere, che a un certo momento della storia le muse, che erano analfabete, che si affidavano agli umani per raccontare le loro vicende, lasciarle, tramandarle attraverso la memoria, non dobbiamo dimenticare che le muse, le nove muse, erano figlie di Mnemosine, la dea della memoria, e di Giove, che le partorì forse innatamente di seguito in nove notti d'amore. Capiamo subito quindi che le muse non potettero che essere interessate alla scrittura come strumento prezioso, fondamentale, per la trasmissione del sapere, della bellezza, della conoscenza, dei messaggi che noi ritroviamo nell'arte e in ogni forma che evochi l'estetica, la dimensione estetica della vita e dell'esistenza. Divinità quindi che si presentano sapienti da un lato, per un verso, e per l'altro ignoranti, perché non conoscono questa tecnica. Ma ci sono anche divinità che scrivono di persona. Nella tradizione biblica e cristiana dobbiamo dimenticare che in un passo celebre emerge come dalle nebbie la mano di Dio che di persona verga delle parole, le scrive, non le affida soltanto a Mosè affinché vengano trasposte sulle tavole della legge. Non dimentichiamoci di Gesù. Gesù ci presenta il Vangelo, scrive una sola volta, scrive sul suolo, nella polvere, e non sapremo mai quelle parole quali fossero. E ancora ci incontriamo con divinità più caute, più umili, come sono appunto le muse, lo vedremo tra un istante, divinità che si affidano agli uomini, a un uomo in particolare, sul quale ci soffermeremo, un uomo vissuto nell'ottavo secolo, metà dell'ottavo secolo avanti Cristo, nome celebre, famoso, Esiodo, autore della Teogonia, autore cioè di un libro di grandissima fascinazione che racconta la genesi delle divinità, fra cui anche la genesi delle muse. Ma tra queste nove muse, tra queste divinità, non c'è una divinità della scrittura. Quindi ci muoveremo con un procedimento che possiamo definire indiziario. Ci muoveremo alla caccia di segnali, di sintomi, di simboli che ci possano condurre a individuare per ipotesi, qui lavoriamo con la nostra mente propensa all'immaginario, per ipotesi, a coniare oggi e a restituire quindi a una musa che non c'era la sua legittima proprietà della scrittura. Chi sarà questa musa? Lo vedremo alla fine, perché altrimenti il procedimento non sarebbe indiziario. Ve lo presento, non dico come un giallo, ma sicuramente cercherò di mantenere, siamo in un cinema, poi un po' di suspense, no? Anche. Chi sarà? Allora possiamo già vedere, scorrere, alcune immagini. Ecco dove è finito il mio... Può andare? Ah. Ecco, queste immagini che voi vedrete sono... che stanno scorrendo velocemente, poi le ritroviamo. Questa è Circe, sono immagini che appartengono a Pandora, prima le facciamo scorrere Flora, che appartengono a un pittore della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, William Waterhouse, simbolista, Arianna, questa,
Aracne, le Danaidi, Psiche, Tisbe, Narciso, Eco, ancora Circe, e poi li ritroveremo, Pandora ancora. Tra queste immagini c'è la decima musa. La musa potrebbe essere Psiche, una divinità legata alla passione dell'amore. Noi scriviamo, non soltanto noi che non siamo scrittori professionisti, o forse fra voi c'è qualcuno che è scrittore professionista, noi scriviamo sempre professionisti o dilettanti o per diletto o per passione. E quindi Psiche potrebbe essere l'ispiratrice della decima musa, chi lo sa? Abbiamo visto, stiamo vedendo, ecco, ancora Circe la maga, l'alchimista, capace di inventare dei filtri d'amore terribili, la donna quindi in grado di sciogliere anche gli enigmi, potrebbe essere lei, e poi di seguito potremmo trovare Aracne, la divinità trasformata per un maleficio di Minerva, invidiosa. Pessimo carattere avevano gli dei, eh? Pessimo, vi assicuro, è un mondo da guardare non col romanticismo. Le immagini sono molto romantiche, molto simboliche, ma gli dei sono rappresentazioni, figure, rappresentazioni terribili. Aracne viene trasformata in ragno. Aracne tesse la tela. Aracne, per metafora, immediatamente ci comunica che la scrittura che serve a tessere ragnatele di narrazione, che serve ad aiutarci a trovare il filo della storia, della nostra storia, anche quando la perdiamo e scriviamo la nostra autobiografia, potrebbe essere lei, potrebbe essere Flora, la dea della primavera, del risveglio, non lo sappiamo, lo vedremo verso la fine, per cui le immagini possono anche fermarsi per ora e poi alla fine, verso la fine, lo svelamento giustificato da alcuni argomenti che voglio portarvi. Ecco, quindi è una storia che ci consente di parlare non solo di mitografia, di scrittura dei miti. È una storia che dovrebbe essere coniata diversamente, diventare una grafomitologia, che non è stata ancora scritta. Quindi la mitologia della storia della scrittura. Grafè, in greco, sostantivo, grafein, scrivere. È un mito sicuramente, come accennavo, che dà un contributo importante, decisivo, anche oggi, allo sviluppo della mente umana. Se la scrittura non ci fosse stata, noi oggi quasi non potremmo pronunciare la parola io, perché la scrittura ha contribuito a diffondere l'idea moderna, democratica, di soggettività. La scrittura che indaga nel nostro mondo più interno, più intimo, che ci fa ancora di più percepire chi siamo o chi cerchiamo di essere, è un contributo fondamentale alla nostra anche dignità. E chi scrive o chi desidera scrivere spesso cerca una dignità che è andata persa, che è andata perduta. Scriveva Maria Zambrano in un testo di grandissimo fascino, Verso un sapere dell'anima, e voglio, sintetizzando queste sue parole,
proporvi una sorta, direi, di decalogo che ci permetta già di cogliere intuitivamente il valore della scrittura, e forse potrebbe darvi questa lista che ora vi offro qualche indizio ulteriore rispetto alle immagini e delle divinità che abbiamo visto. Scrive la Zambrano, partigiana, questo dobbiamo subito dichiararlo, come lo sono io, più che della parola orale, parola orale grande necessità, importanza, fondamentale per la relazione, per lo stare insieme, per la comunicazione, per la condivisione, la parola orale però ha dei limiti. E scriveva Maria Zambrano, scrivere è liberare le parole. Liberare le parole trattenendole, scrivere incidendole, scrivere e difendere la solitudine in cui ci si trova. La parola, aggiungeva, non ci pone al riparo, né pertanto ci crea. Il suo uso eccessivo produce sempre, forse questo sempre è un po' esagerato, sempre una disgregazione dell'io. Su questo forse non possiamo essere d'accordo, perché la parola è comunque fondamentale, naturalmente, per la ricomposizione anche del nostro io. Però è vero che una parola in eccesso, quando la parola respinge lo scavo, per esempio, interiore, quando la parola ci evita di indagare in silenzio dentro noi stessi, la parola troppa parola può essere una trappola. E ancora, in questo caso, continua, da vittoriosa, la parola, si trasforma in sconfitta. Si scrive per rifarsi delle sconfitte subite. Questo è un motivo tra i più interessanti, tra i più antichi. La scrittura ci aiuta quindi a suturare, ecco che potrebbe essere Aracne, la decima musa, cuce, sutura, tesse, ci aiuta a suturare le nostre ferite. La penna o il computer oggi come uno strumento prezioso per racimolare i pezzi sparsi, disaggregati spesso della nostra esistenza dinanzi al dolore o alla sofferenza più atroce. Allora ricorriamo alla penna. Ultimamente sono uscite una miriade di libri, anche molto importanti da un punto di vista estetico-letterario, dedicati alle ferite, ferite del corpo, alle ferite d'amore, alle ferite esistenziali, alle ferite nei luoghi della pena o della guerra. Ferite che sono state ricucite grazie alla volontà dello scrivente, grazie alla decima musa, ma non sappiamo chi è, grazie alla possibilità quindi di lasciare di noi traccia e memoria. Aggiunge ancora Maria Zambrano, nello scrivere si trattengono le parole, si fanno proprie. Le nostre parole, quando le scriviamo, le avvertiamo ancora di più appartenere a noi stessi, e sono parole contrassegnate dall'amore umano. E quindi l'indizio potrebbe andare ancora, come avevamo visto prima, verso una bilancia che propenda per la musa psiche, musa della scrittura. Le muse, molto umilmente, e qui ci avviciniamo a Esiodo, alla sua teogonia, le muse si affidano agli uomini, a un uomo in particolare, Esiodo, un pastore, uomo umilissimo, che però non sappiamo come mai, forse il padre che era ricco, poi caduto in rovina,
commerciante, pur essendo lui pastore, era riuscito a fornirgli un precettore perché imparasse a scrivere. Esiodo salva queste storie. In questo festival c'è la presenza di un grande antropologo, Marino Niola, che qualche giorno fa ha presentato un libro che Paolo Legrenzi ha presentato, dedicato ai miti d'oggi, uscito da Bompiani qualche mese fa. Marino Niola introduce un'immagine molto interessante, parla di mitoidi. Mitoidi. Chi sono i mitoidi? Sono i miti che si riferiscono a quanto oggi noi incontriamo, produciamo, miti legati all'effimero, a desideri, a consumi, a mode. E sono questi, dice ancora Niola, i contrassegni della contemporaneità. E aggiunge, brillano e scompaiono questi miti in continuazione, sono micromiti, come asteroidi. E da qui mitoide, mito e asteroide. Una bellissima, intelligentissima invenzione. Ma i mitoidi, come gli asteroidi, non si fermano, mentre i miti restano, e ne stiamo ancora parlando, dopo migliaia di anni. Sono narrazioni, sono metafore, e noi non ci occuperemo dei mitoidi. La scrittura non è un mitoide, la scrittura è un grande mito, anche se alcune tendenze odierne, per esempio il grande successo che oggi incontra il genere autobiografico, il genere diaristico già citato, sono queste tendenze che dobbiamo invece salutare, non come mitoidi, ma come importantissimi ritorni al mito. E quindi non è una moda passeggera. Il desiderio che ci prende di scrivere un appunto in viaggio, di scrivere una lettera in forma tradizionale oppure utilizzando le tecnologie, creando i siti che conosciamo, i social network, non è solo questo. La scrittura non è un mitoide perché risveglia dentro di noi questi miti classici. Perché sono questi miti classici che ci consentono di scoprire che la scrittura, indipendentemente, purché la si possieda naturalmente, che la scrittura, dal punto di vista delle emozioni che noi proviamo scrivendo, non distingue tra lo specialista della scrittura e la persona più comune, che decide a un certo punto di raccontare la propria storia. Poco fa una signora che non conoscevo mi ha portato, che ringrazio ancora, non l'ho ancora aperto, un saggio della sua scrittura, non so cosa ci sia dentro, ma sicuramente in questa scrittura ci saranno tracce di un mito. Perché i miti non sono soltanto collettivi, sta per uscire dal mio editore Raffaello Cortina un libro di Joseph Campbell dedicato proprio al mito come strumento di indagine personale. I miti sono anche strettamente individuali. Viviamo i miti individualmente, ma poiché i miti, questo è il messaggio dei miti, i miti sono universali, nella nostra singolarità possiamo riuscire a sintonizzarci con i miti personali degli altri, perché li condividiamo, ma prima dobbiamo compiere questo lavoro di indagine e di ricerca profonda. Poi dobbiamo ricordare che oggi la parola mito
è molto, direi, scaduta, è soggetta a uno scadimento continuo. Sei un mito. Quando i miei studenti mi dicono, professore, lei è un mito. No, calma, non esageriamo. Il mito diventa tutto. Si corrompe nei mitoidi facilmente. La parola mito oggi è desacralizzata, è banalizzata, però al contempo la parola rinasce e ci restituisce il suo senso originario, che non abbiamo ancora pronunciato. Mitos, in greco, greco arcaico, significava racconto. Mitoi, i racconti. E cominciamo allora a capire qualcosa di più. E qui allora l'indizio potrebbe tornare ancora ad Aracne, alla divinità della tessitura, a questa giovane mutata in ragno che eternamente tesse il racconto e tesse la tela. Mitos racconto, un racconto che trasmette un insieme di narrazioni, un insieme complesso. I miti non sono mai semplici, anche perché i miti sono sottoposti a numerosissime variazioni nel tempo e interpretazioni. Non sapremo mai quali sono le origini vere del mito. Sicuramente ci furono delle genialità umane, pulsarono delle menti intuitive, protette dalla decima musa, che riuscirono a reinventare il racconto della vita, il racconto del mondo attraverso queste storie. E quindi, elencando più velocemente, potremmo dire che il mito si presenta innanzitutto come evocatore di storie delle origini. La Teogonia di Esiodo è questa storia, questo racconto. Possiamo anche aggiungere che i miti si presentano come costellazioni. Costellazioni di figure emblematiche, quelle che vi ho presentato e una miriade di altre. E sono spesso delle figure che hanno avuto quasi sempre, sia nelle mitologie precristiane, pagane, se ci piace più definirle così, e post-cristiane, hanno sempre avuto una funzione magistrale, cioè una funzione pedagogica. I miti vennero coniati non solo per trasmettere memorie, simbologie, vennero coniati per offrirci dei moniti, degli esempi, dei modelli di condotta. Questo, ripeto, nei miti che possiamo ritrovare anche all'interno delle tradizioni monoteistiche. I miti ancora possiamo definirli come un motore emotivo. I miti sono suscitatori di emozioni. Quando vi presenterò finalmente la decima musa, vedrete quanto sia carico questo mito di evocazioni affettive, di passioni, di desideri. E quindi io credo che il mito debba essere considerato una sorta, usiamo ancora una metafora, di sé stante. Ci serve a fare il punto. Il mito può essere una mappa, se preferite questo termine, può essere una bussola di senso. Nel grande brulichio dei segni, delle parole. E i miti non sono però soltanto figure, non sono soltanto donne, uomini, divinità che fra loro entrano in conflitto, gareggiano per la supremazia. Nella mitologia greca gli uomini perdono sempre, sempre. Sono anche miti i luoghi. Quando noi diciamo che un certo luogo della nostra vita ci è particolarmente caro, adesso siamo affezionati, pensiamo non solo alla casa, a un giardino, a una strada, oppure pensiamo a miti di luoghi connessi anche ai grandi paesaggi, dove
Miti sono anche tutte quelle vicende che noi viviamo direttamente, passionalmente, che appartengono al mondo delle cose. Miti sono dei fiori, anche perché molti di questi fiori, secondo la tradizione, pensiamo al narciso, al giacinto, all'anemone, in realtà erano, ho citato tre casi di bellissimi giovani trasformati in fiori. Ma i miti sono anche i tempi della vita, il mito della giovinezza. Oggi ci ripropongono il mito della vecchiaia, invitandoci a trasformarlo in un'altra giovinezza. E questo diventa un mitoide poi, però. Ho qualche dubbio su questo. Il mitoide della vecchiaia sempre felice, sempre gaia, sempre in movimento, sempre, per carità, perseguire questo mitoide può essere anche utile, ma forse conviene addentrarsi maggiormente nel mito, nella genesi di una storia di vita, nella genesi del corso dell'esistenza, senza cercare di rincorrere i mitoidi della nostra immaturità ormai perduta. Miti sono i corpi. I corpi, oggi poi i corpi sono sicuramente dei mitoidi, così come vengono curati, protetti, gonfiati, modificati, trasformati. Metafore quindi. E riassumendo ancora, prima di entrare nella scrittura di Esiodo, i miti sono generativi di senso. Ogni mito c'è perché nasconde un senso da svelare, da scoprire. Diceva un grande studioso di religioni comparatista, era Elimir Zolla, che non siamo noi a dover spiegare i miti, sono i miti che ci spiegano già. E quindi si tratta di andare alla ricerca di questi, ancora una volta, indizi emotivi che ci trasmettono. I miti quindi generano un senso che dobbiamo reinterpretare in una prospettiva strettamente personale o anche collettiva, come del resto Jung ci ha insegnato. I miti sono scandagli. I miti ci aiutano a penetrare nelle nostre storie, nelle nostre visceralità. I miti sono ovviamente i grandi frequentatori della storia della psicanalisi, come sappiamo benissimo tutti, sono scandagli che ci permettono quindi di ritrovare un filo e una possibilità di ritorno a un poco di gioia, di felicità e di benessere. I miti sono tracce ereditarie. In famiglia noi abbiamo dei miti. Miti che si incontrano con le figure che abbiamo incontrato, amato, anche odiato. Famiglia è questo coacervo mitico di odio e di amore. E Sofocle, attraverso l'Edipo, ce l'ha ben dimostrato, raccolto, come sappiamo, dalla psicanalisi, e non solo Sofocle. Sono intrecci contorti. I miti familiari contengono una sequela di sensi di colpa, di vessazioni, ma anche di felicità, di generosità, di amore filiale per il padre, per la madre. Ma i miti contengono, ricordiamoci Medea che, irata contro Giasone che l'aveva abbandonata, ammazza due figli. E non sono storie che appartengono soltanto al passato. Le ritroviamo, aprendo ogni giorno la cronaca nera, purtroppo. I miti sono forme mentis. Ecco perché il mito, qui al Festival di Sarzana, il mito sono forme mentis. Sono forme mentis
che si cristallizzano, e questo forse non va bene, che ci portiamo appresso perché ci difendono, ci proteggono come degli amuleti. I miti quindi diventano uno strumento prezioso perché rassicurante. I miti di luogo, i miti familiari, i miti anche grandi legati alle nostre sensibilità religiose, ma sono forme mentis. Sono forme mentis tanto più se obbediscono al compito della mente. E il compito della mente è accettare cambiamenti, trasformazioni anche molto silenziose. Una mente cristallizzata è una mente che uccide la funzione del mito, perché la funzione del mito, l'abbiamo visto prima, è una funzione vitale, una funzione generativa. E i miti, soprattutto, sono trame narrative. Esiodo. Ecco, apriamo il proemio di Esiodo. Cominciamo il canto delle muse Eliconie, che di Elicone possiedono il monte grande e divino, e intorno alla fonte scura, coi teneri piedi, danzano, e all'altare del forte figlio di Crono, e bagnate le delicate membra nel permesso e nell'ippocrene e nell'olmeio divino, sul più alto dell'elicone intrecciavano danze, belle e soavi, e si muovevano coi piedi veloci. Le muse sono rappresentate innanzitutto con il corpo, leggere, delicate, flessibili, generose. Sono tali perché nascono, come abbiamo visto, dall'amore e dalla passione. Nascono dalla madre Mnemosine, dalla dea della memoria, però sono analfabete, non sanno scrivere. E allora che cosa succede? Fin nella prima pagina, al verso 20, succede che un giorno, e ricordiamo che questo è un evento, quello che sto leggendo, importantissimo dal punto di vista della storia, non solo della scrittura, ma della storia affascinante della parola io, cui già accennavo. Perché le muse si rivolgono a un uomo preciso, chiamato Esiodo, Beota, e gli affidano il loro canto. Ottavo secolo. Esse, una volta Esiodo parla di sé in terza persona, è un fatto cognitivo e mentale di straordinaria importanza. Non c'è nell'Odissea, non c'è nell'Iliade, non c'è nelle tragedie greche. Quest'uomo si rappresenta all'interno della narrazione e si vede in scrittura. Esse una volta a Esiodo insegnarono un canto bello, mentre pasceva gli armenti sotto il divino Elicone. Questo discorso, ed ecco che introduce la parola in prima persona, questo discorso per primo a me, Esiodo di Beozia, rivolsero le dee. Le muse d'Olimpo, figlie dell'Egioco Zeus. O pastori, cui la campagna è casa, ma la genia, solo ventre. Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare. Così dissero le figlie del grande Zeus, abili nel parlare, e come scettro mi diedero un ramo dall'oro fiorito,
dopo averlo staccato, meraviglioso, e mi ispirarono il canto divino, perché cantassi ciò che sarà e ciò che è. E mi ordinarono di cantare la stirpe dei beati, sempre viventi, ma esse per prime alla fine sempre. Ma anche tali discorsi sulla quercia e la roccia. Orsù, dalle muse iniziamo, che a Zeus padre, inneggiando col canto, rallegrano la mente grande in Olimpo. E qui seguono un'altra serie di immagini. Le muse sono soccorrevoli con la voce, la loro voce scorre, la voce è delicata. Abbiamo già ascoltato, le muse ispirano il canto, ma non hanno conoscenza della parola scritta e la affidano a Esiodo. Ecco, questo è un motivo di grande interesse, ma che cosa ci dice? Ci dice che nella tradizione greca, le muse della scrittura non potevano essere concepite e si affidano quindi a un uomo affinché possa raccogliere la loro voce e la loro parola. Che cosa succedeva nello stesso periodo in un luogo sempre del Mediterraneo? Che cosa succedeva in Egitto? Ma che cosa già accadeva, per esempio, nell'estremo oriente, in India. Fermiamoci all'Egitto. In Egitto la musa della scrittura c'è. Anzi, addirittura sono due divinità egiziane che verranno poi, soprattutto una, Thoth, aggredita con particolare veemenza dall'allievo di Socrate, Platone, in un suo dialogo. In modo particolare, Socrate disprezzava la scrittura, perché, questo sempre per voce di Platone, poi non si sa mai se gli allievi sono i testimoni più fedeli della voce del maestro, però si sa che Socrate nulla scrisse e Platone divenne il suo biografo. E in questa biografia, ecco, troviamo un'invettiva contro il dio Thoth, il dio egizio, inventore della scrittura. Risolviamo subito questo problema. Perché ce l'aveva così tanto con la scrittura? Diceva, la scrittura ci farà perdere la memoria. Come quando oggi noi diciamo, ah, il computer distruggerà assolutamente le nostre anche capacità di scrittura perché le demolisce, le rende banalizzanti, no? Eppure anche nel nostro paese, grazie alle nuove tecnologie, anche male non si è mai scritto così tanto come oggi. I giovani, che magari vanno malissimo a scuola, però scrivono. E questi motivi devono interrogarci, devono interrogare i linguisti, i sociolinguisti. Ma torniamo a Socrate. Disprezzava quindi la scrittura perché la scrittura ci avrebbe espropriati della memoria come manifestazione importante e preziosa della nostra interiorità. Ma poi aggiungeva, la filosofia può nascere soltanto e prosperare attraverso la parola orale, attraverso il dialogo, attraverso il dialogos, cioè attraverso il passaggio da un tema, da una ragione, da un discorso all'altro. E quindi la filosofia come dialettica. La scrittura, diceva ancora Socrate per bocca di Platone, rischia di fossilizzare il nostro pensiero, ci impedisce l'arte del filosofare. Su questo forse aveva ragione Socrate, ma non aveva ragione laddove sosteneva che la scrittura ci avrebbe espropriati della nostra interiorità. È accaduto esattamente il contrario. La scrittura nel corso del tempo, man mano che è diventata letteratura personale, che è quella letteratura personale che troviamo già nei lirici greci, che
che troviamo in Saffo, che troviamo in Mimnermo, che troviamo in tutti coloro i quali utilizzano la parola io. Una parola io, sono io che scrivo, io che racconto, che troviamo naturalmente anche nel Primo Testamento, nella Bibbia. C'è una bellissima storia che ricorderete del Primo Testamento, alcuni lo definiscono vecchio, oggi si dice sempre all'insegna dei mitoidi di cui parlavamo, forse si preferisce chiamarlo Primo Testamento. Il Primo Testamento c'è la storia di Tobia e di Tobia, la storia di un padre e di un figlio. Il padre Tobia diventa cieco, Tobia si mette alla ricerca di una sostanza tratta dal ventre di un pesce che gli consentirà, dopo peripezie inaudite, di ridare la vista al padre. Questo libro, il libro di Tobia e di Tobia, inizia con uno dei più straordinari racconti biblici in prima persona. Inizia: io sono Tobi. Ma troviamo la prima persona nei Salmi, la ritroviamo nel Coelet, la ritroviamo in passaggi che ci dicono come, al di là della grande narrazione popolare o collettiva, ci siano queste costellazioni di individualità e soggettività che rivendicano il diritto a raccontarsi in prima persona. Socrate non aveva ragione, perché la scrittura intima, solitaria, degli scrittori per diletto come dei grandi scrittori, non c'è differenza, alimenta, aggiunge quindi qualcosa sempre alla nostra comprensione del mondo, e attraverso la scrittura che noi diventiamo più consapevoli. E attraverso la scrittura che noi ci incontriamo con il motivo cruciale, fondamentale, che ci testimonia come donne e uomini responsabili, e attraverso la scrittura che noi abbiamo la possibilità di ragionare, di riflettere con maggiore profondità, come diceva prima Maria Zambrano. Tot, la divinità egizia, contro la quale Socrate si scaglia. Innanzitutto Thoth è interessante perché è una divinità lunare, alla quale viene riconosciuta una grandissima saggezza, è divinità della scrittura, è rappresentata nella scrittura egizia antica, naturalmente, con l'uccello ibis. Alcuni di voi l'avranno presente, un uccello con un becco ricurvo, molto simile a un airone, solo che l'airone ha il becco diritto, l'ibis, che è più piccolo, ce l'ha ricurvo. E questa forma ricurva evoca l'immagine dello stilo, dello strumento necessario a scrivere. Thoth è una divinità che allo stesso tempo ritenuta solare e anche notturna. Thoth compare a un certo punto nella storia della loro mitologia egiziana come partorito da una roccia folgorante. Ecco, vi prego di tenere a mente questa roccia folgorante, perché per la nostra ricerca indiziaria avrà un interessante seguito. È un indizio importante la roccia folgorante. Roccia folgorante, ma ritroveremo tutto questo nel racconto, ancora ritornando alle muse. Compare da una roccia folgorante, messaggero degli dei. Thoth assomiglia al dio greco Hermes. Thoth pesa il cuore dei defunti. Se il cuore è leggero,
ma deve essere leggero come una piuma, costui potrà accedere al mondo degli immortali. Tot ha una figlia che si chiama Sextet, Sextet, alla quale trasmette l'invenzione della scrittura, la rende custode dei libri e soprattutto padre e figlia cooperano insieme. Perché? Perché trasformano le parole in cose. Fanno in modo che le parole diventino degli oggetti stabili attraverso la scrittura, sottraendoli alla precarietà, alla mutevolezza di che cosa? Non del tempo, alla mutevolezza dell'oralità, alla inaffidabilità dell'oralità, alla fragilità della parola orale che è destinata a diventare, per i latini, verba che volano, verba volant. E chi riceve il dono della scrittura considererà allora divino, aggiunge questo la tradizione, ogni luogo in cui la scrittura si manifesta. Per la tradizione egiziana, mi raccontava un amico che è stato recentemente in Egitto, ogni luogo, ogni pietra, ogni roccia, ogni stele che rechi una scrittura geroglifica è considerato un luogo sacro. Un cippo è un luogo sacro, perché è evocativo di queste divinità. E c'è una bellissima preghiera che ci è giunta, che si chiama la preghiera dello scriba. La preghiera cioè che rivolge lo scriba, colui che ha ereditato quindi come uomo però questa potenza e questa facoltà. O Tot, preservami da parole vane. Stai dietro di me per guidarmi al mattino. Vieni, tu che sei la parola divina. Tu sei una dolce fonte per il viaggiatore assetato nel deserto. Essa, la parola scritta, è inaccessibile per il chiacchierone. È prodiga di beni per il silenzioso. La preghiera dello scriba è una rarità, appunto, che devo a questo amico psicanalista che me l'ha recentemente fatta conoscere. Entriamo ancora più in profondità, pian piano. Riprendiamo in mano Esiodo, scrutiamo alcuni passaggi più oltre quanto già abbiamo visto e troveremo qui altre quattro fonti importanti per scoprire il senso della scrittura. Esiodo, verso 95. Beato colui che le muse amano. Dolce dalla sua bocca scorre la voce. Se c'è qualcuno che per gli affanni nel petto recente di lutto dissecca nel dolore il suo cuore, se un aedo delle muse ministro le glorie degli uomini antichi celebra e gli dei beati signori d'Olimpo, subito egli scorda i dolori nei lutti. Rammenta perché presto lo distolgono i doni delle dee. Salve, figlie di Zeus, datemi, è sempre Esiodo che parla in prima persona, datemi l'amabile canto, celebrate la sacra stirpe degli immortali sempre viventi che da Gaia nacquero e da Urano stellato, da notte oscura, e quelli che nutrì il salso mare,
Dite come dapprima gli dèi e la terra nacquero, i fiumi e il mare infinito di gonfiore furente, e gli astri splendenti, e il cielo ampio di sopra, e quelli che da loro nacquero, gli dèi dispensatori di beni. Questo cantate, mio muse, che abitate le olimpie dimore, fin da principio, e ditemi quale per primo nacque di loro. E queste rispondono e dettano allo scriba, Esiodo quindi è scriba diligente, e dettano questo. Dunque, per primo fu Caos, e poi Gaia, dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo, e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Quattro elementi che hanno una, per me, la mia lettura interpretativa, un valore importantissimo per ricostruire la storia che stiamo, mitologica naturalmente, che stiamo inseguendo circa le origini della scrittura. Caos, scrive Esiodo, sotto dettatura delle muse, Caos. Gaia, Tartaro, Eros. Quattro figure mitologiche potentissime, che hanno un rapporto con lo scrivere. Caos è il disordine. Si dice, si scrive in filosofia della scrittura, ma lo scopriamo anche noi direttamente quando facciamo pratica di scrittura, ce lo hanno raccontato tantissimi scrittori, vi ho portato alcuni scritti di tre autori che tra poco incontreremo, notissimi. Primo, per un omaggio alla sua grande letteratura, è Antonio Tabucchi, Orhan Pamuk, David Grossman, tre autori che sfoglieremo tra poco e che ci presentano questi elementi, nella loro interpretazione contemporanea, senza sapere forse che si muovessero in tal modo, anche se ne dubito, la loro interpretazione del ruolo della scrittura. Caos, disordine. La scrittura, ogni scrittore ce lo racconta, ripeto, per diletto o per arte, la scrittura trasforma il disordine, il caos, in una forma d'ordine. La scrittura riordina il nostro pensiero. La scrittura ridà al nostro discorso una conformazione logica che spesso il parlato non ha. Nei mitoidi della parola orale contemporanea, pensiamo quanto si parla attraverso i media, quanto ci si perde in un labirinto. Ecco, qui potrebbe emergere il mito di Arianna. E la scrittura quindi contribuisce a aiutarci a riprendere il filo del discorso. Nel disordine, nel groviglio. Ecco Aracne, eh? Tenetela presente Aracne, perché potrebbe essere lei la musa. Nel groviglio, nel coacervo di fili della nostra vita, la scrittura, quando incomincia a raccontare di noi, ci fornisce, e le testimonianze sono tantissime. La prima testimonianza viene da lontano, viene dai primi anni dopo Cristo, ce la fornisce nella prima opera diaristica e autobiografica, il grande Ovidio, l'Ovidio delle Metamorfosi, quindi il grande salvatore di moltissimi miti, il quale nei Tristia, nei racconti
del suo esilio dal Mar Nero, dice a un certo punto, triste alle tristezze, un diario importantissimo, Musa ti ringrazio, ma si riferiva alla Musa come entità ispiratrice, non alla Musa della scrittura, perché non sapeva ovviamente dell'esistenza della decima Musa. Musa ti ringrazio perché mi consenti di poetare, e il poetare e lo scrivere anche queste parole, mi aiutano a sopravvivere alla pena e alla disperazione di trovarmi, come avvenne, ricorderete, da un giorno all'altro caricato ad Ostia su una nave e spedito dall'imperatore Augusto in esilio perché aveva visto video cose che non andavano viste nella casa dell'imperatore. È il primo grido di dolore che viene dichiaratamente placato attraverso il compito della scrittura di ammorbidire, di addolcire il caos dentro di noi nei momenti più nefasti e terribili della vita. Caos, Gaia, la divinità della terra. Terra, la grande madre. E Gaia qui rappresenta la sicurezza. E la scrittura, nei momenti citati, ci dà un po' più di sicurezza. Tartaro, Tartaro, le potenze infere. Non c'è scrittura autentica. Se scrivendo quali siano i modi, non ci incontriamo con quanto Tartaro rappresenta, che è l'abisso, che è la tenebra. Certo, se scriviamo, non so, una relazione professionale, o se scriviamo il giudizio di un povero allievo che ci tocca giudicare, beh, forse anche questo può essere abisso e Tartaro da un certo punto di vista. Ma noi qui ci riferiamo sempre a una scrittura che nasce per la passione vitale che ci resta, come strumento di, ripeto, sopravvivenza e uscita dal caos. E infine, Eros. Eros si oppone al Tartaro, ovviamente, il dio dell'amore, il dio ambiguo dell'amore, perché Eros, come sappiamo, riunisce, ristora, ma anche scompiglia. L'amore che reirrompe in una vita porta gioia, felicità, ma anche follia. Porta disordine e ricominciamo da capo. Ecco, la scrittura in questi quattro momenti che mi sono permesso di estrapolare dal testo esiodeo, la scrittura ha a che fare con queste grandi figure mitiche, però nessuna di esse, questo lo possiamo dire subito, non vi chiedo di aggiungere altri indizi, nessuna di esse è la vera possibile musa dello scrivere. Con questi quattro riferimenti che possono allora fungere da guida, da sé stante, come dicevo, o da mappa per interpretare il mito, proviamo a avvicinarci a scrittori famosi, celebri, un premio Nobel, Orhan Pamuk, che hanno interrogato la loro passione per capire le ragioni in base alle quali siano stati travolti nella loro vita dall'eros, dall'amore per la scrittura. Comparerò queste loro evocazioni con alcune scritture semplici, quasi spesso elementari e primitive, che professionalmente raccolgo nell'archivio della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che ho fondato con Saverio Tutino, il fondatore di Pieve Santo Stefano, nell'archivio diaristico nazionale,
14 anni fa, e vi ho portato anche poi dei dépliant, se volete vedere, oppure potete guardare sul nostro sito. E in questo luogo si proteggono, sia l'archivio di Pieve, sia nell'archivio di Anghiari, le scritture di quelli che io definisco senza lettori, di persone cioè che scrivono o che hanno scritto non pensando a un lettore, ma pensando a se stesse, attraversando il caos, attraversando l'esperienza dell'abisso, cercando sicurezza quindi nella scrittura, trovando nella scrittura una loro terra possibile. Non è un caso che un libro che è diventato famoso, di cui stanno traendo anche un film, il libro di Rabito, Terra Matta, che presto uscirà, non so se è stato presentato o verrà presentato a Venezia in questi giorni, è il libro di un uomo completamente analfabeta, o quasi, che attorno ai 65-70 anni, forse qualche anno di più, si chiude in una stanza, come fece centinaia d'anni prima, a ben altro livello intellettuale, Michel de Montaigne, impara a scrivere da solo e racconta la sua storia di vita con una lingua italiana incredibile. E non è un caso che questo suo libro si chiami Terra Matta, perché da un lato vede nella scrittura una sicurezza, ma dall'altro si rende conto, ecco che ritorna Tartaro, che questa sicurezza è sempre fragile. Ecco, in queste scritture che vi proporrò tra poco, avviandoci poi allo svelamento del mistero, dell'enigma, sono state assegnate 2 ore, sto cercando disperatamente di arrancare con voi, ma poi ci sarà spazio per il dibattito. Comparando le scritture dei famosi e le scritture, come le chiamava Pontigia, degli uomini semplici, degli uomini e delle donne semplici, storie comuni, storie senza memoria, troveremo grandissime affinità. Mi muoverò più velocemente, ma mi preme farvi ascoltare che cosa, per esempio, lo scrittore turco, premio Nobel, dice a proposito dello scrivere. Scrivere è trasmettere questo sguardo interiore alle parole. Ricercare un nuovo mondo nella propria mente con pazienza, ostinazione e gioia. Quando passo giorni, mesi, anni, scrivendo lentamente le mie parole su un foglio bianco, seduto al tavolo, sento di costruire un nuovo mondo. Potenza creativa della scrittura. Attacco a Socrate quando dice: scrivere e trasmettere questo sguardo interiore alle parole. Le mie parole su un foglio bianco, seduto al tavolo, e sento di costruire un nuovo mondo, ma soprattutto sento di costruire una nuova persona dentro di me. Proprio come coloro che costruiscono un ponte o una cupola, pietra su pietra. Le pietre di noi scrittori sono le parole. Le tocchiamo, sentiamo il rapporto che hanno tra di loro. Qualche volta le guardiamo da lontano, qualche volta le accarezziamo con le dita o con la punta della penna, le pesiamo, le sistemiamo, e così per anni, con determinazione, pazienza e speranza, costruiamo mondi. Pazienza e speranza. Forse che allora non potrebbe essere Pandora, la divinità della speranza, la decima musa, altra ipotesi. In modo più drammatico, Antonio Tabucchi, in questo importantissimo dialogo che ha avuto con
uno scrittore giornalista, Marco Alloni, ci lascia il suo testamento spirituale sul senso dello scrivere. Leggo dal libro Saudade de Libertà, edito dall'editore Aliberti. Ci sono pagine sulle quali negli altri saggi dedicati alla scrittura Tabucchi più volte si era intrattenuto, ma con grande efficacia ci racconta ora della sua immagine, del suo mito della scrittura. E si domanda: si scrive perché si ha paura della morte? È possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche questo è possibile. E questa è una vecchissima storia. È la storia, per esempio, della timidezza. Quanti timidi, famosi, alcuni, sconosciuti, la maggior parte, si sono affidati alla scrittura per superare quindi questo loro blocco, questa loro difficoltà rispetto alla paura di vivere. E la scrittura ha dato loro coraggio, ha dato loro forza e energia. Anche questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Ah, questo senz'altro. Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto? Oh, quanto è vero questo. Perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso? Purtroppo sempre meno. È meglio non avere rimorsi, è meglio non esercitare la virtù della riconoscenza. Si scrive pochissimo per rimorso. Si scrive per rimorso? Perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe essere là? E beh sì, in questo caso allora la scrittura da momento narrativo, autobiografico, diventa finzione, diventa immaginario, diventa possibilità altra per la mente. Si scrive perché si è andati là, ma dopo tutto era meglio se restavamo qui? Questa è l'ironia di Tabucchi. Ripeto, si scrive perché si è andati là, ma dopo tutto era meglio restare qui? Sì? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter essere qui, dove siamo arrivati, allo stesso tempo essere anche là, dove ci trovavamo prima? E aggiunge, si scrive forse piuttosto per gioco, ma non il puro gioco, non il puro gioco. Si scrive perché si entra nel gioco della vita, si scrive perché cerchiamo di dipanare le mille vicissitudini e vicende, anche i piaceri, le delizie che la vita ci offre, assumendola con un atteggiamento, incontrandola attraverso la penna, con un atteggiamento che è di per sé ludico. L'atteggiamento ludico è un atteggiamento chiamato e votato, direbbe Italo Calvino, al piacere della leggerezza. È bene non scrivere soltanto dei nostri dolori, questo è, vi assicuro, attraverso la mia esperienza, i miei studi all'Università di Milano o all'Università di Anghiari, è una costante. Si viene a scrivere perché si sta male. Mai una volta che io trovi qualcuno che viene a scrivere per il piacere di raccontare le proprie felicità. Vengono a scrivere per amore, ma guarda caso si tratta sempre di tragedie d'amore. Vi assicuro che sono estenuato. Faccio questo mestiere da 20 anni circa, e se voi scrivete, per favore, cercate di invertire questa tendenza e poi mandatemi le vostre scritture. Abbiamo bisogno di più gioia, di più respiro, perché la scrittura deve anche
raccontare ludicamente il gusto, il piacere della vita. Purtroppo non è così, perché la scrittura continua, lo vedevamo prima ancora con Esiodo, ad avere questa funzione importante, ci aiuta a toglierci dal caos. E l'ultimo scrittore significativo, David Grossman, Con gli occhi del nemico, scrive Grossman questo libro nel 2006, poco dopo aver perso il figlio nella guerra del Libano. Lo ritengo un capolavoro e una testimonianza umana di inaudita importanza, perché quest'uomo ha scritto contemporaneamente a questo libro anche altre pagine che voleva mostrare al figlio, perché stava scrivendo, prima che lui morisse, poi lo consegnerà all'editore, la storia del rapporto tra un padre e un figlio, e il figlio viene ucciso. Allora sospende il libro, il romanzo che stava scrivendo, molto autobiografico, e ritorna all'autobiografia con queste parole dedicate alla scrittura. Io scrivo. Il mondo non mi si chiude addosso, non diventa più angusto, mi si apre davanti verso un futuro, ecco Eros che compare. Verso altre possibilità, ecco Eros che ricompare. Io immagino. L'atto stesso di immaginare mi ridà vita. Non sono pietrificato, paralizzato dinanzi alla follia. Creo personaggi e talora ho l'impressione di estrarli dal ghiaccio in cui li ha imprigionati la realtà. Ma forse, più di tutto, sto estraendo me stesso da quel ghiaccio scrivendo. Io scrivo. E mi rendo conto di come un uso appropriato e preciso delle parole sia talvolta una sorta di medicina che cura una malattia, uno strumento per purificare l'aria che respiro dalle prevaricazioni, dalle manipolazioni, dai malfattori della lingua. Io scrivo e sento che la sensibilità e l'intimità che ho con la lingua, con i suoi diversi substrati, con l'erotismo, con l'umorismo e con l'anima che essa possiede, mi riportano a quello che ero, a me stesso. E questa è un'altra risposta a Socrate. Ma allora passiamo a queste scritture umili, queste scritture di cui io mi occupo, e leggiamo. Scrivo perché mi fa stare bene. Scrivo per fingere di esistere in un mondo perfetto. Scrivo per scappare da un mondo che non mi appartiene e che mai mi apparterrà. Scrivo per sapere cosa c'è sotto la mia pelle. Scrivo per dare voce, cuore e mente a persone e fatti inesistenti. Scrivo per sorridere e piangere. Scrivo, e questa è una immagine bella, un insegnante probabilmente la correggerebbe, scrivo perché scrivere è me. Bellissima. Scrivo perché scrivere è me. Se ci sono gli insegnanti in sala, come presumo, se vi capita una frase di questo genere, vi prego, non correggetela, perché c'è una potenza filosofica in questa frase. Scrivo perché scrivere è me. Io scrivo, io, la mia vita, il mio respiro, io so perché scrivo.
Questa è una ragazza di 20-22 anni che non conosco, che un giorno mi manda questo suo messaggio. E poi potremmo proseguire, credo che ciò potrebbe bastare, ma voglio leggervi anche un frammento, eccolo, raccolto da Claudio Magris, che è apparso in un suo articolo molto bello sul Corriere della Sera dell'anno scorso. Claudio Magris, come faccio io molte volte, entra in un carcere a parlare di detenuti o di letteratura, di poesia, ma soprattutto ad accendere, a proporre dei laboratori di scrittura autobiografica, e raccoglie e fa scrivere i detenuti con i quali si incontra e raccoglie questo frammento di Anonimo. Anche qui dentro, mi disse uno di loro, c'è gente che scrive, come lei ed altri là fuori. Ma mentre voi scrivete per pubblicare, per farvi leggere, per comunicare agli altri le vostre passioni e ossessioni, noi qui dentro scriviamo invece per avere qualcosa che sia unicamente nostro, uno spazio solo per noi, impenetrabile agli altri. Quello che scrivo per conto mio è solo mio. Nessuna luce indagatrice lo penetra e viola. Una macchia opaca e scura, solo mio, mia, la sola cosa mia, la scrittura. Ecco. Ci stiamo avvicinando allo svelamento, quindi allo svelamento dell'enigma. Però anche per, sono le 11:30, per dare anche voce a voi, o anche potete mandarmi un biglietto scritto, è quanto mai gradito qui. A questo punto, possiamo fare ancora scorrere le immagini? A questo punto andiamo pure avanti. A questo punto Circe, Pandora, Flora, un personaggio non identificato pare Didone, non ci dice Waterhouse. Ah, questa è bellissima, Arianna, il labirinto. Se io fossi in voi direi Arianna, perché la scrittura è un labirinto. Le Danaidi, sì, fluenza, movimento, ma io credo che poi vi racconto, se non ricordate, il mito delle Danaidi, è meglio non finirci dentro. Tisbe, che ascolta l'amato attraverso il muro, Narciso, Eco, e ricominciamo da capo. Avete qualche ipotesi? Chi potrebbe essere? Chi vi ha affascinato di più in questo gioco? Scusi? Aracne, sì. Aracne uno. Altre ipotesi? Narciso? Fuoco, fuoco. Tisbe? Arianna, bellissima l'immagine del labirinto. Non ho sentito. Eco? Perché Eco? Perché Eco? Perché vi piace Eco? Il rimando di sé. Eco il rimando di sé? Certo, altre proposte, anche divinità che non compaiono naturalmente in questa rassegna molto, molto breve. Potrebbe essere Apollo, il dio della scrittura? Il
mito di Apollo, riletto in particolare da Pietro Citati recentemente, ci dice che Apollo non era così luminoso come ci ha fatto sempre credere. Apollo aveva anche dei lati oscuri, dei lati terribili, e quindi nello scrivere, come abbiamo già visto, potrebbe esserci questa continua oscillazione, però c'è un'obiezione, non può Apollo scadere a musa della scrittura, no? Quindi qualche altra, sì? E non si sente. Ah, ecco, arriva, arriva. No, aspetti, aspetti che arriva il microfono. Flora, nel senso che appunto si parlava di che è la rinascita, quindi la primavera, e ogni volta che uno legge un passo, quello che ha scritto lui, comunque trova sempre delle cose nuove in un certo senso, quindi rinasce, ecco, in questo senso qua. Certo. Però non è la decima musa, comunque ci è andato vicino, perché tutte queste divinità hanno comunque a che fare con la scrittura, tutte, tutte. Però ce n'è una in particolare. Qui qualche ipotesi? Sì. Pandora, la speranza, sì, è affascinante, ha a che fare con la scrittura, perché quando noi scriviamo anche del nostro passato, anche del tempo che non c'è più, in ogni caso iniettiamo nella scrittura un desiderio di domani, è una speranza. Questo potrebbe essere un paradigma come spiegazione. Altre ancora? Mnemosine, la madre delle muse. E però non ha figliato la decima musa, perché il nono giorno Zeus si è stancato, come faceva sempre, di accoppiarsi a lei e non è possibile. Circe, Circe. Però Mnemosine è la grande madre di tutte le muse e di tutte le arti, non c'è arte che non abbia a che fare naturalmente con la memoria. Sì? Psiche, Psiche, certo, nella sua storia con Eros. Eros che non vuole essere visto nella notte, che cela il proprio corpo, che si nasconde, e poi invece Psiche ispirata da una cattiva sorella, dalle sorelle cattive. C'è un'immagine già della fiaba di Cenerentola, in questo caso. Si avvicina nella notte all'amato, a Eros, nel buio più totale. Dopo che hanno fatto l'amore, si avvicina cautamente, ricorderete, con una lampada ad olio, cade una goccia d'olio sul bel corpo di Eros. Eros si è proprio arrabbiato e si rompe questa storia d'amore. Allora Eros, Psiche va alla ricerca di Eros, lo insegue per mari e monti e potrebbe assomigliare alla scrittura. Perché si innesta quindi questo desiderio inesausto, inesauribile di rincorrere e di vivere. Ecco che Psiche, se avesse scritto, sicuramente l'avrebbe fatto anche per un rimorso rispetto a ciò che aveva fatto all'amato. Però no, non è Psiche. Posso? Prego. Dalla tecnica indiziaria mi verrebbe da chiamarla Monsieur Poirot e mi veniva in mente come sull'assassino l'Orient Express che erano tutte, quindi la Esatto. decima era tutte, però poi mi è venuto in Sì. mente che potevamo essere io, ognuno di noi, Sì. e quindi queste sono due ipotesi, ugualmente fallaci, ugualmente Dov'è, giuste, non lo signora, che non so. la vedo? Mi Sono segnali? qua. Ah, ecco. No, tra l'altro invece, visto che lei è d'Anghiari, quindi Pieve, insomma, vengo da Città di Castello, quindi, come dire, sono molto affezionata a quei luoghi e a quelle cose. E c'entra poco con la decima musa, ma è una cosa che mi ha stordito. Guardando la scrittura di mistiche, e in particolare di Veronica Giuliani, che è una santa,
mi è venuta in mente questa terribile cosa. Questa era obbligata a scrivere e ha scritto volumi senza poter rileggere. Quindi non c'è poi il rimbalzo e la riflessione. Questo forse esula dall'argomento, però mi piacerebbe sapere scrivere e non rileggere. È una cosa che io trovo assolutamente drammatica. E che cosa ne pensava lei? Questo aspetto ci riporta a un altro motivo ancestrale che ha a che fare, però non vedo la signora, che ha a che fare con l'origine della scrittura. E non ne abbiamo parlato, quindi la ringrazio per questa domanda. La scrittura nasce all'interno di un bisogno di comunicazione. Noi possiamo affermare anche sotto giuramento che scriviamo soltanto per noi stessi. In tanti anni di lavoro, anche clinico, con la scrittura, credo di poter assolutamente sconfessare questa posizione. Noi scriviamo sempre per qualcuno, per un destinatario reale, immaginario, per qualcuno che non c'è più, che è scomparso. Quante persone scrivono lettere che non hanno scritto a persone che erano in vita? Nel genere epistolare c'è anche questo. Scriviamo la nostra autobiografia e non vogliamo pubblicarla, ma comunque scriviamo perché sogniamo, magari occultandola, nascondendola in un cassetto, che qualche figlio, qualche nipote o qualcuno prima o poi possa leggere di noi. Questo è un bisogno, una domanda umana di carattere intimo, relazionale, profondissima. Quindi, se, come lei ricorda, è accaduto, come nel caso citato, ma in una serie infinita di altri casi, non ci è data la possibilità di rileggere e quindi di riavvicinarci a quanto dolorosamente o nel piacere abbiamo prodotto, sognando che qualcuno possa entrare in possesso di quanto, avvicinarsi a quanto abbiamo scritto, è sicuramente una delle torture peggiori. Ad Anghiari, 3 anni fa, abbiamo inventato un festival un po' sui generis, che si è chiamato, l'anno prossimo ritorneremo a proporlo, Città e paesi in racconto, scrittori per diletto. E ci siamo rivolti a destinatari che a loro spese, ce ne sono sempre più, oggi c'è come sapete, il self-editing, per cui ci si stampa a piacere come si vuole, ma questi destinatari, dopo aver distribuito tra i 20 amici, i parenti, i figli, questo testo, vivono una esperienza, ve lo assicuro, depressiva. Quindi pensateci bene, se non avete un circolo di scrittura, se non avete qualcuno quale condividere, come avviene ad Anghiari, la stessa passione, è meglio rinunciare alla pubblicazione. E allora cosa abbiamo pensato? Ci rivolgiamo a tutti coloro i quali hanno pubblicato in proprio, che hanno in cantina casse delle loro autobiografie, casse, vi assicuro, frustrati, no? Ed è stato il festival che ha avuto più successo, più presenze, 300 persone, e abbiamo aperto un mercatino pubblico di queste pubblicazioni in proprio. E abbiamo reso qualcuno felice perché finalmente ha potuto trovare un simile interessato alla sua storia. Ma quindi questa è una parabola. Non possiamo muoverci con la penna se dentro di noi non individuiamo un interlocutore d'affetto, un interlocutore d'amore. Possiamo anche decidere che siamo noi gli unici interlocutori, ma mancherà sempre qualcosa. Mancherà qualcosa alla genetica della scrittura.
alle origini, al DNA della scrittura, perché la scrittura nasce per comunicare. Allora, momento importante, diamo la terza immagine. Eccola. Chi ha parlato di Narciso e di Eco? Ah, sì, sì. Ha vinto. Già, ma adesso bisogna documentare, però. Bisogna argomentare le ragioni. E io ci provo. Con Narciso è facile. Quindi dobbiamo arrivare a una musa. La sessualità di Narciso è sempre stata ambigua, per cui potrebbe essere anche la decima musa, volendo. Narciso, che ritorna nelle stanze dell'analisi, che ritorna in continuazione in ogni discorso che abbia a che fare con la nostra persona, quando ci specchiamo troppo, quando ci specchiamo soltanto in noi stessi, perché Narciso, secondo Ovidio, sapeva benissimo che non... che quel volto nello stagno, guardiamo l'immagine, era il suo, non era di una figura altra. Poi, per cercare di temperare la sua stupidità, hanno inventato che probabilmente cercava l'immagine di un altro che trovava bellissimo. Però lasciatemi aprire una parentesi. Ovidio cita anche, traendolo da un altro mitografo, un riferimento molto interessante, che capovolgerebbe tutto ciò che di male si dice in analisi a proposito del narcisismo. Perché Narciso, secondo questa storia, aveva, questa altra storia, aveva una sorella gemella. La sorella gemella muore e lui, disperato per la somiglianza tra fratello e sorella, si rivolgeva alla fonte perché gli sembrava così di rivedere il volto della sorella perduta. Vedete, il povero Narciso, così bistrattato, in realtà non era affetto da carenza dal punto di vista della relazione con l'altro, negatore della relazione con l'altro, ma anche Narciso aveva i suoi buoni, come direbbe Rizzolatti, neuroni specchio. Scrivere è sempre un gesto narcisistico, ma è un narcisismo, lasciatemelo dire, come il colesterolo, buono, come quello buono, perché se non c'è autostima, c'è un briciolo ancora di autostima, come avviene nella depressione grave, noi non scriviamo. E la scrittura è il momento in cui invece ci avvediamo che si riaccende un desiderio di esistenza ulteriore, un desiderio di vita. E quindi è un narcisismo fecondo, un narcisismo che non vale tanto quindi a enfatizzare la nostra soggettività, la nostra individualità, la nostra malattia, la nostra patologia, ma è un narcisismo che attraverso la scrittura ha la possibilità di ricondurci a altre occasioni di incontro e altre occasioni di vita. Comunque non è Narciso, è Eco. Perché Eco? Storia breve e tragica di Eco. Ci sono tante storie riferite a Eco. Eco, la bellissima ninfa, ama Narciso, il quale non sappiamo se in quel momento sta amando se stesso o se sta amando il volto della sorella, non lo sapremo mai. Questo non ci dice il pittore,
Ecco, lo guarda teneramente, ma subito dopo questa scena accade qualcosa di terribile. Prima ipotesi, prima narrazione mitica. Interviene come un ossesso, mi pare Minerva, e ammutolisce Eco. Perché? Perché Eco si era macchiata di chiacchiere eccessive nel mondo del pettegolezzi, nel mondo sull'Olimpo, tra le divinità, e la punisce togliendole la parola e lasciandole soltanto quel mozzicone di parole, per la quale ecco che noi parliamo di Eco tutte le volte che sappiamo c'è una risonanza provocata la nostra voce contro una parete. L'altra vicenda, che è la più per me interessante e verissimile, che mi consente di spiegarvi allora perché la decima musa, è riconducibile invece a un terzo personaggio che qui sta arrivando nel quadro, che è il dio assatanato Pan, il quale, anche se Narciso avesse dognato di uno sguardo Eco, comunque sarebbe intervenuto, vuole violentarla, vuole possederla. Lei fugge nella selva, verso delle rocce, e a quel punto, non si sa bene quale divinità ha pietà nei confronti di Eco, però le pietà nelle metamorfosi sono sempre pietà un po' discutibili, no? Come sappiamo. La povera Daphne fugge inseguita da Apollo e la pietà degli dèi la trasformano in alloro. Atteone, il povero bellissimo Atteone, cammina con i suoi cani nella selva, ha la disgrazia di incontrarsi con Artemide, con quindi Diana per i latini. E questa che cosa fa? Lo trasforma in un cervo e lo fa sbranare dai suoi cani. Allora, questa è un'altra storia, scusate le parentesi, ma come vedete la mitologia è affascinante, ti porta da un punto all'altro. Chirone, il saggio Chirone, l'uomo metà animale, metà cavallo, il maestro di Achille, cosa fa per pietà nei confronti dei cani? Plasma un'immagine, una statua, somigliante ad Ateone, ormai sbranato completamente, e i cani placano il loro dolore perché fissi ancora oggi guardano questa statua. Che questa è una storia affascinante, ma terribile. Eco viene per pietà, ma per nostra fortuna, trasformata in roccia. In roccia. E le è data la possibilità di non più parlare compiutamente, perché aveva parlato troppo, ma di pronunciare, come sappiamo, le ultime sillabe della parola. Perché? E leggo io, mi prendo tutta la responsabilità dinanzi agli dèi dell'Olimpo e a voi, perché ritengo che Eco meriti di essere definita la decima musa. Perché le prime scritture, e ce lo spiegava anche il mito di Thoth prima, le prime scritture erano incisioni su pietra, e in Egitto ancora oggi onorano queste iscrizioni sacre. Eco non può più parlare, e allora incomincia a scrivere, a inventare delle forme di comunicazione non più orale, ma inventando i segni alfabetici, inizia a comunicare con noi attraverso questi nuovi modi di intendersi tra donne e uomini. E poi, ricordavo prima la parola scrivere in greco, si dice graphein, graffiare, graffito, scritture,
Ecco perché, a mio parere, nella fantasia, nell'immaginazione, meriterebbe, per un po' di solidarietà umana, dal momento che ci ha consentito di poter giovarci del grande bene inestimabile della scrittura, ecco, possiamo proclamarla anche oggi, decima musa. Vi ringrazio molto. Scusate.